presentato il calendario dei bambini che aiuta la ricerca. Carmine Adinolfi, generale dei Carabinieri in pensione, lancia una nuova iniziativa per sostenere la Fondazione Città della Speranza. Il calendario dei bambini 2020, 12 racconti per 366 giorni di felicità. L'iniziativa è stata presentata in anteprima. Il calendario consta di 12 filastrocche e favole brevi scritte da Carmine Adinolfi e illustrate da Antonio Mariella, appuntato scelto dei Carabinieri della Puglia. Per questa iniziativa il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha concesso il patrocinio morale. La produzione del calendario è stata possibile grazie all'intervento di due grosse aziende del territorio che ne hanno fatte stampare 20.000 copie. Ma è nato, diciamo, con due finalità. Uno, di creare uno strumento comunque carino per i bambini che lo ricevono. A Natale può essere un bellissimo gadget per famiglie con bambini, ma anche per gli stessi bambini della Città della Speranza. Donare questo calendario, forse gli diamo la possibilità di sorridere un po', visto che stanno attraversando un momento così difficile della loro vita. E l'altro, ovviamente, di avvalersi di questo calendario, della sua presentazione in ambito nazionale in diverse città, per diffondere il messaggio sulla Città della Speranza, su quello che fa la Città della Speranza in materia di ricerca, e quindi attraverso questo messaggio arrivare anche ad avere quella collaborazione generosa da parte dei cittadini che consente di portare risorse alla ricerca. Quindi il calendario come veicolo di conoscenza e di sostegno per la ricerca e di conoscenza della Città della Speranza. Con questo calendario, che è un ottimo regalo da fare in vista del Natale, entreremo nelle case di 20.000 famiglie in tutta Italia e questo ci permetterà di far conoscere una realtà che lavora per tutti i bambini, ha osservato Stefania Fochesato. Non dimentichiamo che è Città della Speranza a sostenere la diagnostica avanzata di leucemie, linfomi e sarcomi per tutti i piccoli pazienti in Italia, destinando 700.000 euro l'anno. Ciò significa che vengono garantiti loro una diagnosi certa entro 30 ore e migliori protocolli di cura.